Abbiamo visto la volta scorsa, se non mi sbaglio, il concetto di distanza tra punti, le proprietà della distanza. Concludiamo quella parte con ancora due concetti rapidi, poi passiamo alla parte di neurologia. Se prendiamo un segmento AB, il punto importante di questo segmento, che useremo spesso, è il punto medio. Chiamiamolo M, che è definito nel seguente modo. Il punto medio M del segmento appartiene al segmento stesso ed è tale che la sua distanza dagli estremi ha lo stesso valore. M è equidistante da A e da B, quindi AM è lungo come MB. Oppure il segmento AM è congruente a MB. Abbiamo già visto la differenza tra questo simbolo e questo. Domanda. Abbiamo già visto la differenza tra uguale e congruente. Prego. Ok. Uguale, questo uguale perché questi sono due numeri. Congruente perché questo segmento e questo hanno la stessa misura. Dicono la stessa cosa, ma questo simbolo è riferito a due numeri, questo simbolo è riferito a due figure geometriche. Ok? Punto medio. Un'altra proprietà dei segmenti, che vedremo più avanti piuttosto spesso, è l'asse. Un segmento. Se prendo un segmento AB, si intende per asse di un segmento una retta, indichiamola col termine A minuscolo, tale che la retta A è perpendicolare al segmento AB. E lo incontra nel suo punto medio. La retta A interseca AB nel suo punto medio ed è perpendicolare ad AB. Ok? Possiamo vederlo forse in modo più efficace su disegnandolo con GeoGebra. Vediamo se parte, sì, bene. Prendiamo un segmento, questo punto lo chiamiamo il punto A. Questo è il punto B, c'è una istruzione in GeoGebra che ci dice mostrami il punto medio. Vediamo se riesco a trovare facilmente. Punto medio, scusate. No. Vediamo questa. Ecco.
visualizzato il punto medio del segmento, che è quello che è equidistante, oppure asse di un segmento, seleziono il segmento e sopra mi traccia l'asse, la retta. Se la retta è perpendicolare al segmento stesso, che la interseca nel suo punto medio. Ok? Ovviamente se sposto uno o due punti, il punto medio e l'asse cambiano adeguatamente. Qui cancellato il nome. Tutto chiaro? Detto questo, oggi ci occupiamo di triangoli. Che cos'è un triangolo? La prima figura geometrica non proprio banale che vediamo. Il triangolo è un poligono formato da tre lati. E la parte di piano in esso contenuto. I lati danno il contorno della figura, per il triangolo si intende il contorno e l'interno. Ok? Latine maiuscole indichiamo i vertici, con lettere greche minuscole indichiamo gli angoli interni, alfa, beta e gamma, alfa, beta, gamma, angoli interni. Sono cose che sapete sicuramente già, ma le rivediamo. Meno banale di questo è il concetto di angolo esterno. L'avevamo già visto? No. No, li vediamo. Fatemi fare un'altra figura. Ad ogni vertice è associato un unico angolo interno, alfa, quindi vertice A, angolo interno, alfa, e allo stesso vertice sono associati due angoli esterni. L'angolo esterno di dato vertice è ciascuno dei due angoli adiacenti ad alfa. Attenzione a non confondere l'angolo esterno con l'angolo esplementare ad alfa, non è quello. L'angolo esterno si individua prolungando ciascuno dei due lati. Prolungo il lato AB, per l'angolo esterno ad alfa si intende l'angolo adiacente ad alfa, questo. Alfa primo è l'angolo esterno. Quella è una possibilità, oppure prolungo l'altro lato, anche quest'angolo è un angolo esterno.
alfa secondo. Alfa primo e alfa secondo sono entrambi angoli esterni. Ad ogni vertice ho due angoli esterni. Ciascuno dei due adiacente all'angolo alfa interno. Quindi avrò due angoli esterni di vertice B, due angoli esterni di vertice C. E questo per qualsiasi poligono. Qualunque vertice consideri vale sempre alfa primo più alfa a 180 gradi, alfa secondo più alfa. Alfa prima e alfa secondo, angoli esterni, sono entrambi gli angoli adiacenti ad alfa e per questo supplementari ad alfa. Lo stesso per un beta, lo stesso per un gamma. Non confondetelo con l'angolo esperimentale ad alfa. Tutto chiaro? Poi possiamo distinguere i triangoli a seconda delle loro caratteristiche. Per esempio, classificandoli a seconda dei loro lati. I triangoli possono essere scaleni. Se ha tre lati di diversa ampiezza. Il triangolo può essere isoscele. Se ha due lati della stessa ampiezza. Oppure equilatero. Tre lati della stessa lunghezza. Quando tra poco vedremo proprietà dei triangoli, se mi si dice preso un triangolo qualsiasi, vuol dire che il triangolo è scaleno, che non ha alcuna proprietà particolare, cioè tutti i lati diversi, della stessa diversa lunghezza. Ok? Oppure li si può classificare utilizzando gli angoli interni. Un triangolo si chiama rettangolo se ha un angolo interno retto, cioè di 90 gradi. L'angolo può essere ottusangolo, cioè un angolo interno. Ottuso, cioè più grande di 90 gradi. Il triangolo più generale di tutti è il triangolo acutangolo.
tre angoli interni acuti. Acuti significa più piccoli di 90 gradi. Oltre ai vertici, gli angoli interni, quelli esterni e ai lati, nei triangoli possiamo, avremo modo di vedere, altri segmenti notevoli e importanti. Per un triangolo qualsiasi, ABC, di solito lo si disegna, ma non è indispensabile farlo, con un lato orizzontale. Quello di solito prende il nome di base. Però posso anche disegnarlo con tutti e tre i lati che non sono orizzontali. Ok? Un segmento, dicevo, importante nel triangolo è, forse dei primi che avete già visto, l'altezza. Ogni triangolo ha tre altezze distinte. Per altezza in un triangolo si intende il segmento che ha la seguente proprietà. Un estremo in un vertice l'altro estremo sul prolungamento del lato opposto al vertice, anzi, facciamo così, lo facciamo colorato. Un estremo, ripeto, coincide con un vertice, l'altro estremo, chiamiamolo H, appartiene al lato opposto o al prolungamento del lato opposto a quel vertice. E inoltre, in questo caso CH, scusate, scrivo qua sopra, che qua non ho più posto. Il segmento che ottengo è perpendicolare al lato opposto al vertice C. Ripeto, si intende per altezza un segmento che ha queste proprietà. Dei due estremi del segmento, uno coincide con un vertice, per esempio C. L'altro estremo appartiene al lato opposto a C o al suo prolungamento e il segmento così ottenuto CH è perpendicolare al lato opposto a C. Se il triangolo è ottusangolo, l'altezza non è un segmento interno. A, B, C. Se voglio l'altezza rispetto al lato AB, devo prolungare il lato AB e questa volta l'altezza è esterna al triangolo. Poiché l'altezza ha uno dei suoi estremi in un vertice, posso considerare tre altezze, una rispetto ad ognuno dei lati.
In questo caso avrò una è CH, l'altra è BK e l'altra è A. Una, due, tre altezze. Facciamo il verde. Una, due. Ogni triangolo ha tre altezze. Ok? Un altro segmento importante è la mediana. Sì. Anche in questo caso le mediane sono tre. Una per ogni lato, oppure se avete una per ogni vertice. La mediana di un triangolo è un segmento che ha come estremi un vertice e il punto medio del lato opposto. A quel vertice, per esempio, se M è punto medio di CB, a M, facciamolo in giallo, è mediana. Quale definizione l'abbiamo data anche per la tezza che prendo per la tezza? No, non è assolutamente vero. Per prima cosa non è assolutamente vero che AM è perpendicolare a CB. E inoltre l'altezza non congiunge C quel punto medio, in generale no. Quindi sono due cose enormemente diverse. In qualche caso possono coincidere, ma solo per triangoli speciali, come vedremo tra poco. Nella mediana questo segmento è uno come questo. Anche in questo caso ho sempre tre mediane, una relativa a ciascuno dei lati. Ok? Infine ho le bisettrici. Una per ciascun vertice. È un segmento ad esempio la bisettrice di vertice A è il segmento che ha come estremi il vertice A e un punto appartenente al lato opposto ad A. Lo tenete intersecando la bisettrice dell'angolo interno A col segmento opposto, chiamiamolo per esempio K.
ha per estremo un vertice per esempio A e l'intersezione tra la bisettrice dell'angolo di vertice A, l'angolo alfa, e il lato opposto. La bisettrice di un angolo, sapete che cos'è, ve lo ricordate? È una retta o una semiretta che divide l'angolo in due parti della stessa ampiezza. Poiché posso considerare le bisettrici di ciascun angolo, avrò tre bisettrici per ogni triangolo, una per ciascun angolo. Ok? Prego. Diversamente dalle altezze, le mediane e le bisettrici sono sempre interne al triangolo. Torniamo a Geometra, disegniamo un triangolo qualsiasi. Scalendo senza nessuna particolare proprietà e prendiamo l'altezza di vertice A, quindi il segmento formato dai capi estremi A e l'intersezione tra la perpendicolare a BC passante per A. Quindi prendo la retta perpendicolare passante per A al segmento, ok? Dopodiché interseco questa retta che ho ottenuto con BC. Iniziamo l'altezza e ottengo il punto D. Evidenziamo il segmento AD e adesso posso anche selezionare la retta e chiedere a GeoGebra che non me la mostri. Rimane l'altezza rispetto al lato AD. Sì,
Se il triangolo, ripeto, è acutangolo, l'altezza è interna, comunque la sposti, ma se diventa ottusangolo, l'altezza va fuori. Ok? Facciamo la resta il prolungamento del lato e vediamo se andando fuori. No, non lo so. Viceversa, se prendiamo la mediana sempre di vertice A, quindi prendo il punto medio del segmento BC, vediamo se... No, non vediamo questo. E è il punto medio di BC. Adesso congiungiamo A con E e abbiamo la nostra mediana. Quindi in generale i due segmenti sono diversi. Se sposto A, dovunque lo sposti, la mediana è comunque interna. E così la disattrice, come dicevo già un altro. La mediana e la disattrice, vediamo se riesco a mostrarvelo, coincidono in quale caso? Coincidono se, qui ovviamente non è detto che io riesca a fargli coincidere proprio esattamente, coincidono se il triangolo è equilatero, è isoscele. In generale sono diverse. Tutto chiaro? Ok, cambiamo finestra. Sovrapporlo esattamente al secondo, senza spostarlo, senza modificarne le misure. Questi due triangoli ottenuti con un copia e incolla, mi prendo di fare questo, hanno le stesse misure,
andiamo a evidenziare. Per esempio, vediamo la lunghezza di AB e di A' B', di AC e di A' C' e di BC e B' C'. Andiamo a misurare gli angoli interni. C, B, A. No, era meglio il contrario. Cominciamo dalle vertice A. B, A, C, si chiama alfa. C, B, A e A, C, B. Stessa cosa per l'altro. Potete vedere? Questi due triangoli sono figure geometriche diverse, perché sono fatti da punti diversi, ma hanno le stesse misure. Quando succede questo, dico che sono figure geometriche congruenti. La figura F è congruente alla figura F' se, come vi ho fatto con questo triangolo, le due figure sono esattamente sovrapponibili. Che sovrapponibili cosa si intende? Posso mettere l'una esattamente sopra l'altra per farle coincidere senza deformare. Questo non è molto preciso come concetto, però ci vado a dirlo con quello che abbiamo visto la lavagna prima. Definiremo meglio in seguito questo. Facendo in questo modo, immaginate di fare un disegno su un foglio di plastica trasparente. Ok? Poi mettete un altro foglio di plastica trasparente sul primo e di ricopiare la stessa figura. Poi potete spostare i due fogli quanto volete, potete metterli dove volete, lontanissimi. Ma in questo modo, spostando i fogli, la figura scritta su un foglio non viene deformata, ma solamente traslata. Quindi tutte le misure rimangono esattamente identiche. Lati, angoli, tutti i segmenti corrispondenti hanno la stessa lunghezza o la stessa ampiezza, se non hanno. Quando questo accade, dico che le due figure sono congruenti o analogamente isometriche. Che voi mi insegnate significa delle stesse misure. Se ho due triangoli tenuti in questo modo, detto che più terra a terra non si può con un copia e incolla da GeoGebra, so che hanno le stesse misure. Tutti i segmenti corrispondenti, cioè fatti, formati da punti che quando sono sovrapposti coincidono, hanno gli stessi valori. Esistono, tuttavia, delle tecniche, dei criteri per assicurarsi che due figure geometriche siano congruenti, in particolare i triangoli, senza controllare ogni singola misura. Cioè, se abbiamo questi due triangoli, qui sono visualizzate tutte le loro misure, ma sapete che non lo siano, e non so come sono stati prodotti, non è necessario che io controlli ogni singolo lato, ogni singolo angolo tra i due. Posso ottenere la stessa conclusione, cioè affermare che i triangoli sono congruenti o non lo sono,
controllando un numero minimo di caratteristiche dei due triangoli, e questo numero minimo di caratteristiche va sotto il nome di criteri di congruenza. Cioè, ho due triangoli ABC, A'B'C', mi chiedo se sono congruenti, e questo lo controllo con i criteri di congruenza. E però, mi dice la regia che il tempo sta finendo, vedremo la prossima volta. Ok?